Nautico di Genova, siamo in compagnia di Matteo Polli, designer di Italia Yachts, che ci racconterà diciamo, cosa bolle in pentola del cantiere italiano. Matteo, ci avete appena raccontato che stanno arrivando delle novità, soprattutto sulle due gamme diciamo, portanti del vostro cantiere, la gamma Cruise e la gamma Sportiva. Di che cosa si tratta e cosa ci puoi dire in anteprima di quello che sta avvenendo? Il cantiere, dopo appunto 7 anni di presenza sul mercato, ha deciso di differenziare due gamme, di portare avanti due gamme, la principale, quella che riguarda insomma le barche blue water, le barche da crociera, che è un po' il core del cantiere, e quella invece un po' più sportiva, che è nata più di recente col 998, e quindi appunto creare due sezioni differenti della produzione. Ecco, su queste due sezioni sono in arrivo due modelli nuovi, che diciamo era una cosa un po' era già nell'aria e adesso diciamo è ufficiale. L'1198 e il 1498. Che barche saranno e quando inizieremo a vedere qualcosa? Allora sì, l'1198 è una barca che nasce sull'esperienza del 998 e quindi apparterrà alla linea sportiva, alla linea diciamo più dedicata alle regate e all'utilizzo crociera regata, mentre il 1498 sarà una barca che seguirà la linea cruise, la linea blue water come noi la definiamo. E quindi porterà il family feeling delle barche, dei vari 13, 12, 15, 98 e 10, 98, quindi proprio rovescia, stile diciamo e anche finalità proprio simile alle altre. Quindi in continuità da un punto di vista estetico? In continuità, mentre appunto l'1198 sarà in continuità con il 998, sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista dell'utilizzo. Sarà anche questo modello sarà presentato nelle versioni fuori serie e club, quindi con le minime varianti che rendono una barca diciamo più adatta all'uso in regata o più adatta all'uso più croceristico, insomma, ma per quello che alla fine è diciamo comunque nel contempo una barca da regata. E qualche anteprima sui tempi, quando vedremo qualcosa? Allora, per quanto riguarda l'1198, diciamo che l'obiettivo principale è quello di riuscire ad essere in acqua nella prossima stagione. Sappiamo già che non riusciremo ad essere ai primi appuntamenti della stagione, probabilmente parteciperemo a qualche evento verso il finire. Speriamo di riuscire a partecipare a un evento internazionale e presentare la barca appunto a un evento internazionale. Possiamo dire che a Düsseldorf inizieremo a vedere qualcosa dell'1198, un disegno, un'immagine. L'obiettivo a Düsseldorf è di presentare dei disegni insomma abbastanza dettagliati della barca. Mentre per quanto riguarda il 1498 sarà un po' più lunga l'attesa. L'idea è di essere pronti con una barca a Düsseldorf 2019 e poi vederla navigare appunto nel corso dell'anno 2019. Anche perché, e questo ve lo anticipiamo e ve lo racconteremo ancora più nel dettaglio, Italia Yachts ha diciamo, in programma anche un potenziamento della parte cantieristica, un aumento della produzione, quindi diciamo, i tempi sono maturi per vedere un po' di novità sul breve e lungo periodo. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille. Grazie.